140 domande che valgono la carriera, il futuro di un medico neolaureato. Siamo al secondo concorsone per le scuole di specializzazione, ma c'è molta incertezza tra gli aspiranti. Un esercito di laureati in medicina e chirurgia cercano di superare la prova per entrare nelle scuole di specializzazione che formeranno i nuovi cardiologi, anestesisti, ginecologi, oncologi, ma nonostante si tratti di un concorso pubblico non è dato sapere con certezza quanti siano i partecipanti, quali le scuole accreditate e neppure il numero totale delle borse di studio. Altra polemica, quella legata all'assunzione nei pronto soccorso degli ospedali della Toscana di neolaureati, quindi senza specializzazione. No, non lo sappiamo ancora, forse concorreremo per 10 posti, vinca il migliore, però non penso che sia il modo più giusto, diciamo. Segnerà il nostro futuro, la nostra vita. Poi c'è questo stato di incertezza che insomma si trascina fino all'ultimo giorno, non sapendo le sedi ancora che sono state assegnate, le scuole che sono state riconosciute, quindi... Senta, lei che è un neolaureato, sì. Se la sente domani di andare a lavorare al pronto soccorso? Assolutamente no, credo con la formazione che c'è adesso nei 6 anni di medicina non siamo in grado di gestire emergenze come ci sono al pronto soccorso, e ho sentito anche colleghi insomma strutturati che sono lamentati di questi nuovi ingressi con poca esperienza. Da oggi in Toscana neolaureati andranno a lavorare nell'emergenza. Infatti, ieri ho firmato anche il contratto per questo corso. Sentiresti domani di entrare in pronto soccorso con la tua formazione di 6 anni di medicina? Se la regione mi formasse egregiamente, sì. Così, insomma. Incertezza negli orari, incertezza soprattutto nel dopo, perché ad oggi non sappiamo ancora quante borse effettivamente ci sono, quindi stiamo concorrendo per non si sa ancora per cosa di preciso.